ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, buongiorno, ciao, buonasera amici, e ciao, buon lunedì. Ti sei divertita ieri sera, Paola? Molto. Ci siamo scatenati, grande serata. Come sempre. Alla grande, ci siamo divertiti alla grande, come sempre, e anche di più. Anche perché di ogni più. Volta noi ci divertiamo anche sempre di più. Ma hai cominciato il calendario dell'avvento? Avvento in che senso? Vento. Dell'avvento. Quando posa il vento. Capito. Via, va che bene. Ci porterà al Natale ad essere tutti più buoni. Il mio calendario è quello che consiste nel cioccolatino quotidiano. Sì. Ecco. Mm. Quindi io l'ho già cominciato. Sì. Sono al quinto cioccolatino, no? Oggi e allora, è il 5. Partiamo con la musica, dai. Dai. Siamo al quinto cioccolatino, ma insomma bisogna andare anche con un po' di musica. Anche Paolo allora, Bertoli è goloso. È lui, campagnolo, è molto campagnolo. Dai. Grande Paolo, Paolino Bertoli da Bedonia con Campagnolo. Orchestra Riccardi, proseguiamo grandi. Con la grande Orchestra Riccardi, con Christian e Laura che ci fanno ascoltare In Ima Mea. E vai, per tutti voi. Tra il sogno
E adesso andiamo a intervistare l'artista di oggi, quindi parte la sigla per la nostra rubrica Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, il nostro padrone di casa, il patron Adone Nelli. Buonasera Adone, che non è parente di Luciano Nelli, ma è di più. Di più, perché, sì, di più. Perché è un grande amico. Quando dicono ma siete fratelli, dice no, di più, bellissima. Tante volte l'amicizia, quella vera, vale anche di più. Sì. Perché l'amico te lo sceglie, il fratello te lo trovi. Ci lega anche un cognome che insomma... Voglio dire, in qualche modo ci dà anche un po' di soddisfazione. Noi ci fa sentire importanti. Certo, siete ritenuti tali. Tu ti sei avvicinato ai Fornelli, come a noi dicono, quando ti sei avvicinato alle sette note, alla musica, da piccolo? Sì, 13-14 anni mi divertivo in casa. Però tua mamma e tuo papà cosa ti dicevano? Non toccare lì? No, c'erano contenti perché facevo qualcosa già di buono già allora. Ecco, quindi già eri portato ed eri l'unico in famiglia con questa passione o magari l'hai ereditata dalla mamma? No, la mamma ha una buona tradizione toscana, una brava cuoca. La mamma che noi conosciamo, sempre qui fra il nostro pubblico a guardarci. Ho copiato tanto. Hai copiato tanto da mamma. E poi ecco quando hai intrapreso veramente, ecco il tuo primo ristorante, la tua prima iniziativa privata, vai Adone Nelli, a quanto risale? Avevo 53 anni. Ah, quindi hai aspettato un po', hai lavorato... Ho fatto il costruttore una vita intera. Costruttore edile? Edile. Però che bello, insomma, come si chiama? Dal mestolo alla... Adone ha tante attività, oltre che avere ovviamente il ristorante Adons e l'Hotel Astoria, anche altre attività, per esempio ultimamente ci stiamo allargando su delle energie rinnovabili, ci sono dei brevetti speciali. Più che altro mi diverto a utilizzare l'energia rinnovabile costruendo dei brevetti, costruendo dei prodotti inediti. Mi piace disegnare, quindi mi piace fare delle cose che non sono sul mercato. Hai inventato delle cose con energie rinnovabili che sono fantastiche. Secondo me, al di là del discorso di mettere questi pannelli solari sui tetti, lui ha inventato... Una cosa molto speciale con le ruote che uno lo può mettere dove vuole, ha inventato delle cose che secondo me hanno anche un'utilità anche secondaria, no? Potrebbero essere anche dei gazebo, possono essere utilizzati in molteplici, un garage, sì, un povero auto, anche un gazebo dove ci si mangia sotto, certo. E tutto questo però produce anche energia, per cui ci fa risparmiare, qualcosa che fa pubblicità comunque sia. Questa è una cosa nuova, però è una cosa che mi ha raccontato, la svegliamo il prossimo anno. Mi ha raccontato, però Luciano, ogni promessa è debito. Noi ieri avevamo promesso al pubblico di Ritornelli di avere una specie di menù per l'ultimo dell'anno, un menù by Adone, suggerito da Adone, un qualcosa che possiamo fare anche a casa noi, che non siamo bravissime in cucina, io almeno. L'ultimo dell'anno. Sicuramente un buon crudo con delle ostriche, che non vanno cucinate, però vanno scelte quelle buone. Sicuramente un menù con del crudo e delle ostriche, con vari tipi di pesce, anche abbinati a frutta e verdura. Quindi fare assaggiare tanti sapori molto fini, non volgari, non pesi. E un buon primo? Sì, un buon primo fattibile da tutte le donne che non sono grandi chef. Un buon primo, un bel tortello ripieno di polpa di branzino. Ma lo dobbiamo comprare però sto tortello, perché se aspetti che lo facciamo noi, ciao. Lo possiamo fare, se no venite qui ve lo preparo. Hai visto, ce lo preparerà Adone, ci sarà la fila però fuori dal ristorante Adons. E un secondo veloce invece un qualcosa? Un secondo sicuramente un trionfo di crostacei per chi vuole il crostaceo, oppure un bel branzino coperto dal riso. Dal riso? Che al sale, bella questa. Praticamente si fa una crosta di riso, il riso scottato, si fa la sua crosta e cuoce dentro il riso. Quindi molto leggero. Ormai lo fanno tutti al sale, io lo faccio al riso. Vedi? Questa è la sperimentazione. Così ci si fa anche due risate, dai. Dai. Adone, ci vediamo domani, grazie. Grazie a voi. Di averci illuminato anche per l'ultimo dell'anno. Gabriel De Luca ci fa ascoltare questo carissimo amico con questa bella orchestra che stanno andando forte, hanno un repertorio pazzesco. Dei look particolari, sì. Quindi curano molto tante cose. Sì. E allora complimenti a Gabriel, a Luana e a tutto il gruppo.
che ci fanno ascoltare questo Mamma mia, è una canzone, un bel revival. Oggi il sole mi ha svegliato e che ho visto te, ma chi sei, chi ti ha mandato, ma sei certa che vuoi me, ma sei certa che vuoi me, proprio me. Mamma mia, il mio cuore scoppierà, lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. Mamma mia, ma che festa ci sarà, lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. Ho imparato a non sperare, guardo e penso che sei un miracolo per me, la tua bocca, le tue mani, sul mio viso, su di me, ma chi sei, chi ti ha mandato, ma sei certa che vuoi me, ma sei certa che vuoi me, proprio me. Mamma mia, il mio cuore scoppierà, lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. Mamma mia, ma che festa ci sarà, lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. Mamma mia, il mio cuore scoppierà, lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. Mamma mia. Mamma mia, ma che festa ci sarà, lei è mia, lei mi vuole, lei mi ama. E vediamo un po' che cosa staranno combinando questi ragazzi in giro. Non però, lo so, perché sono, a volte sono in giro, a volte sono in viaggio, a volte devono andare da qualche parte, a volte sono nel passato, a volte nel futuro. E a quando volte, sono nel presente, che combinano sono, da anni. Bravo, a volte sono lì a casa e sì, rimangono vabbè. Lì. Vabbè. Eva, io stavo pensando a una cosa, ma le generazioni future, a chi assomiglieranno? A me o a te? Guarda, io spero a me, perché te, guarda, veramente, l'altro giorno ci avessi inghiozzo, t'ho guardata, mi è passato, voglio dire. Ma che tu credi di essere? Guarda, sei bellino, ma che tu ci fai, sei con questi capelli? Nulla, cascano da soli, guarda. Cara Eva, tu sei una donna, sei... Ecco, e noi donne una volta ci innalzeremo dalla nostra posizione di inferiorità, hai capito? Sì, e te mi dovrai rispettare, devi innalzarmi da questa posizione. Ma io l'altro giorno ti ho fatto innalzare dalla posizione. Sì, per salire sui banano, bellino ostie. Cara E invece? Tu dovresti rispettarmi e venire in ginocchio da me. Io in ginocchio da te? Sì. Ma te tu sei grulla. Ma te non sai cos'è l'amore? Lo so, l'amore è un apostrofo rosa fra le parole ti e levati dalle palle. Ricordi di ritornelli, come sapete in questa stagione ce le fate voi, le dediche fate voi, la scaletta di ricordi di ritornelli, perché attraverso le vostre mail o i vostri sms che potete continuare a mandarci, tra l'altro se avete voglia di fare delle dediche particolari, compleanni eccetera, mandateli con molto tempo in anticipo, perché ovviamente
abbiamo bisogno di tempo, perché ne abbiamo tante, 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 ma cercheremo prima o poi di esaudire tutti i vostri desideri. Sì. E allora, con chi ci scrive oggi? Ci scrivono dalla provincia di Brescia, Calcinato, per l'esattezza, ed è Alessio. Chiara, è bello sapere che ci sei, che mi ami e mi capisci. Tu sei l'unica donna che sa consolarmi nei momenti più bui. Ti dedico questa canzone. Ti amo e ti sarò sempre vicino. Alessio, che bella dichiarazione d'amore. Questa è una roba mica da la poco. La canzone richiesta è Piccolo Fiore. Piccolo Fiore, dove vai? Che bella. È il primo 45 giri del gruppo Teppisti, che fu pubblicato dalla New Star Records nel 1974. Nel 76 passarono alla Mia Records e cambiarono il nome in Teppisti dei Sogni. Nel 77 fu reinciso il loro 45 giri di debutto, appunto Piccolo Fiore, Dove Vai. La nuova versione raggiunse il 1 milione di copie vendute nel mondo, consentendo al complesso di effettuare anche alcuni tour in Europa e negli Stati Uniti, soprattutto rivolti al pubblico degli emigranti italiani. Ricordiamo di questa canzone Piccolo Fiore, Dove Vai, che spesso è citata come Piccolo Fiore, anche le belle versioni del livornese Enrico Musiani e quella del nostro amato Luciano Tajoli. Devo dire anche una cosa importante di questa Piccolo Fiore: c'è stato negli anni 90, a metà, sì, fine anni 90, e perlomeno per 2 anni di seguito è stata la canzone che ha reso più di tutte, vero, di tutte le canzoni italiane di SIAE, quindi è stata una cosa, un nel boom, senso, un boom è stato nel senso, è una canzone molto semplice se vogliamo, però è una canzone che ha avuto questo grande successo perché per tanto tempo è stata eseguita da praticamente tutte le orchestre, vero, d'Italia. Noi, vero, stessi l'abbiamo fatta tante volte, al, sì, punto che, siccome nel solito periodo c'era la mia Se non ti avessi ti inventerei, qualcuno pensava che fossi stato anch'io l'autore anche di Piccolo Fiore. Bene, Se non ti avessi ti inventerei è stata una canzone molto importante per quanto riguarda, sia per quanto riguarda la SIAE che per quanto riguarda la mia carriera, ma Piccolo Fiore un po' di un po' di più, direi. Programmavo Armetta, spero sia giusto, chissà. Vabbè. Piccolo Fiore. Piccolo Fiore proprio per te, Alessio. Gli occhi tuoi non so più, so solo che mi fanno impazzire, sì, quando li guardo mi chiedo se sarei più bella se mi hai con me. Si può anche morire come il mio pensiero, come il mio pensiero. L'abbiamo già fatta una bella crociera a maggio scorso e siamo andati a Mykonos, quindi non torneremo a Mykonos, l'anno prossimo faremo un'altra crociera, ma la faremo magari andiamo in Spagna. Andiamo, pensato di andare all'Isola d'Elba per rimanere l'Isola d'Elba così, si fa presto, insomma, c'è bisogno di fare una crociera. No, prima però della crociera devo ricordare a tutti voi che dal 15 al 19 di febbraio andremo a Berlino per il Festival del Cinema, ormai da tanti anni, tra l'altro è il 25esimo anniversario della Notte delle Stelle, dove noi ne abbiamo fatte almeno una decina e quindi siamo felicissimi di andare. Mi raccomando, se avete voglia di contattarci per venire con noi, abbiamo solo la possibilità di portare una ventina di fans, non di più, quindi già, secondo me, siamo già pieni, ma in ogni caso voi contattateci in ogni caso, magari ai nostri numeri che vedete sulle pressioni, oppure anche alla nostra mail che potete vedere, diciamo, a ricordi di ritornello. E vi daremo le informazioni, ma intanto partiamo per Mykonos con Luciano Nelli. Mykonos.
mentre andavo via da te, rivedevo il tuo bel viso e dietro a quella lacrima piangevo anch'io. Vorrei tornare a Mykonos, chissà se ti rivedrò e chissà se mai ci ritornerò. Non potrò scordare mai quella luce, quella luna, la tua pelle porcellana, eri una sirena. Non riesco ancora a credere se era un sogno, era realtà. Quel che so è che mi manchi tu, il mio amore amico. Adesso vi salutiamo. Ciao, amici. Adesso vi salutiamo con questa, con Mykonos, e vi abbiamo salutato e vi salutiamo ovviamente dandovi appuntamento a domani con la televisione. Se avete voglia, però, ricordate che si può ballare praticamente un po' in tutte le sale, quasi tutti i giorni. Quindi andate a ballare. Ballando si vive meglio. Ciao. È vero. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.